darei inizio alla seconda giornata chiamando sul palco il professore Eugenio Borgna, che forse non avrebbe bisogno di una presentazione. Comunque, il professor Borgna ha diretto i servizi psichiatrici dell'ospedale Maggiore fino al 2002, ha insegnato psichiatria e psicopatologia presso l'Università di Milano e presso le scuole di specializzazione, ed esponente forse più importante della psichiatria fenomenologica italiana. Attraverso le sue opere ha contribuito alla formazione e all'insegnamento di diverse generazioni di psichiatri. Ha pubblicato numerosi libri con le più importanti case editrici italiane, tra quali i più recenti sono Le figure dell'ansia, La fragilità che è in noi, Parlarsi, La comunicazione perduta, che è del 2015. Do la parola al professor Borgna, che parlerà del il male che è in noi. Grazie finite dell'invito che mi è stato fatto, per le cose che ho detto adesso anche nel quadro, esagerate, ma comunque nascono dalla sua grande generosità e anche dalla sua antica amicizia. Le cose che dirò certo non saranno così alte, così poetiche, così liriche come quelle che tra poco ascolteremo da Renzo Tinelli, che ci porterà in cieli comunque estremamente lontani da quelli che invece cercherò di seguire io. Sono sentieri che saranno come sempre sentieri interrotti, nel senso che non so fare discorsi sistematici, seguo, se ci riesco, alcune intuizioni che nascono anche dal dialogo silenzioso che si ha con chi ci ascolta e quindi con chi anche in qualche modo è responsabile delle cose che chi parla dice. Ovviamente ancora e sempre a Domenico Nano la ammirazione per questa capacità che sono sua di collegare insieme grandi riflessioni culturali, teoriche e anche capacità organizzative che io ad esempio non ho avuto mai e che lui ha altrettanto scintillanti, altrettanto sconvolgenti di quelle che non siano invece le sue attitudini alla riflessione, a cogliere il senso della follia, a sottrarla dai bulldozer, per così dire, di chi la vuole soltanto come scienza naturale, che si occupi soltanto di quelle che sono le disfunzioni, le lesioni delle sostanze cerebrali. Il male, anche qui, sto partendo in qualche modo da premesse che poi dovrebbero essere sviluppate dopo. Il male di cui vorrei parlare non è il grande male, il male radicale, il male assoluto, quello che ha creato, che ha condotto anche all'epifania del male, che è stata quella che nell'Olocausto, ad Auschwitz, si è svolta e si è incarnata. Quante comunque infinite aree nelle quali il male si esprime, si resta e anche si nasconde. Spesso il male è indistinguibile dal bene, perché il bene abbia una intensità, una luce inconfrontabile con quelle del male, ha un forte comunque per le contraddizioni che vivono nella vita e anche in fondo in ciascuno di noi a volte bene e male si confondono, si mescolano. E allora ecco che entrano in gioco anche complesse risonanze psicologiche che possono confondere quello che apparente male senza esserlo con quello che non sembra male e che invece lo è. Le sue radici piene. Il male
di cui parlo non è nemmeno quello di cui la musica che si realizza a Shelton e così è passabile. La psichiatria è una scienza relativamente giovane, nel senso che ha soltanto, come sapete, del resto 200 anni di vita, ma quante disezioni, quante tragedie, a volte la psichiatria ha creato, ha portato con sé. In particolare quando negli anni 20 è stata per la prima volta, in fondo, certo, l'unica la tesi che sarà ripresa poi dagli psichiatri che hanno vissuto nell'epoca tragica di Hitler, per la prima volta è la tesi che la vita di chi soffre di una condizione di sofferenza psichica sia una vita degna di essere vissuta. Questa tesi è nata dalla collaborazione fra uno dei psichiatri, Adolf Spock, che in quel momento rappresentava anche la punta avanzata della psichiatria che si contrapponeva a quella cretelignana che tendeva invece appunto a fare della psichiatria soltanto una scienza esclusivamente naturale. Koch rivendicava il valore spirituale della psichiatria, l'importanza culturale e umana della psichiatria, arrivando a dire che la psichiatria era in qualche modo tenuta a considerare non più degna di essere vissuta quando si esprimeva nelle forme della sofferenza psichica e che la morte portata a questi pazienti era la morte per grazia. Questa parola, come sapete, apre istantaneamente orizzonti infiniti di riflessione, di speranza, anche se volete di rivoluzione etica, riportata invece da questo psichiatra che collaborava con un giurista altrettanto insigne che insegnava Leipzig. La grazia riportata come morte consegnata a chiunque cadesse nelle voragini, così le chiamava, di una esperienza psicotica, in particolare di una esperienza schizofrenica. Quindi guardarsi comunque dalle antiche radici della psichiatria, perché forse a volte queste riemergono, seppure oggi frenate, seppure oggi in qualche modo spesso magari visibili. Ma il tema che vorrei, sia pure attraverso questi sentieri che dicevo essere così brevi, così interrotti, è quello che consapevolmente oppure no, anche noi nella vita quotidiana, in questa vita consegnata sempre comunque alla costruzione, a volte anche alla disfatta di relazioni, siamo, diventiamo, senza saperlo, appunto a volte, certo, portatori oppure portatrici di male. Che cosa intendiamo comunque per male, senza sfiorare temi metafisici a cui sono estraneo? Non posso non identificare in qualche modo il male col dolore, con la sofferenza, con l'angoscia, con la disperazione che noi portiamo agli altri. Sia che lo si voglia, sia che non si voglia, quante possibili tentazioni, anche perché Sigmund Bauman ha parlato anche del fascino sfegato del male, di questa tendenza, di questo richiamo a cui a volte, senza saperlo, siamo comunque indotti a viverlo e a realizzarlo. Il male in qualche modo appunto come magnete
che ci conduce a fare cose con le quali feriamo gli anime di altre persone senza che sempre ne abbiamo la coscienza, senza che sempre ne abbiamo la responsabilità. Che possiamo commettere, che possiamo realizzare, nel quale a volte incorriamo nel corso della nostra giornata, il male legato, se volete, a questo certo tema. E mi caro alle parole, a queste creature viventi, a queste prigioni sigillate dal mistero, che bisogna quindi considerare, selezionare, analizzare, cogliere nelle loro reali, profonde dimensioni, che a volte sono oscure, per non creare problemi, per non creare sofferenze, per non creare a volte anche sventure o sciagure quando ci incontriamo con gli altri. Selezionare le parole che fanno del bene, eliminando quelle che invece fanno del male, una esperienza a cui forse non sempre ogni giorno riusciamo a dare la risposta, fascinati certo dal flusso ininterrotto delle conoscenze che abbiamo, delle informazioni che abbiamo, delle relazioni, dei dialoghi in cui siamo immersi, ma il valore non solo emeneutico, ma il valore estremo che le parole hanno nel creare una relazione fatta di speranza oppure nel distruggere una relazione immergendola nei frantumi della speranza, è una di quelle circostanze in cui non di lato, ripeto, sempre al di là della consapevolezza precisa oppure oscura, nella quale comunque tutti corriamo il rischio di precipitare. Parole che davvero possono essere pietre, più ancora che non azioni o comportamenti che hanno una concretezza assoluta e che quindi tutti possiamo cogliere e anche distinguere tra quelli che sono utili e quelli che creano invece dolore, che creano sofferenza oppure che anche solo appaiono come oscure, come segnate. Questa oscurità che fa parte certo della vita, che fa parte anche delle cose che dico, perché ombre e luci si alternano anche nelle parole che usiamo e poi a seconda degli stati d'animo che vivono in noi anche le parole cambiano i loro significati e cambiano i significati delle parole che noi ascoltiamo. E allora la prima figura, questo titolo certo splendido, la prima possibile ragione, causa o comunque motivazione per cui il male quotidiano riemerge in questa sua oscura capacità di fare, di generare sofferenza, angoscia, sono appunto le parole. Cerchiamo sempre e comunque di istanti in cui le parole nascono e muoiono, certo occorre anche una estrema attenzione, se non deve, diceva essere uguale alla preghiera, l'attenzione che ci consenta di cogliere quello che avviene in noi e quello che sta avvenendo negli altri, se vogliamo che le nostre parole appunto non rientrino, seppure in schemi, in confini molto ampi, in noi che diventiamo generatori di sofferenza, generatori di male. Ma quanta fretta, a volte quanta indifferenza rispetto alle cose che ascoltiamo. E anche qui, perché appunto esista
Se incolmabile sa quello che è il male di cui abitualmente parliamo, è il male invece in cui abitualmente ci vogliamo dentro nella vita quotidiana, senza chiamarlo così, anche per evitare e fuggire a problemi di coscienza che sorgerebbero istantaneamente. Ecco quante occasioni perdute di accendere una fiammella di speranza in chi magari ci sta parlando di cose apparentemente ovvie, apparentemente banali, e invece portatrici di quel grido silenzioso nel deserto, che a volte soltanto questi occhi bagnati dalle lacrime, insisto in questa immagine perché viene da uno dei grandi romanzieri tedeschi, Hermann Brock, soltanto gli occhi bagnati dalle lacrime ci consentono quella attenzione, quella accoglienza delle parole, dei silenzi, delle speranze inespresse, che a volte sono ancora più significative, ancora più drammatiche, ancora più portatrici di salvezza di quanto non siano invece le cose che noi ascoltiamo con questa indifferenza così tumorale, così deleteria. Il momento in cui è sempre in gioco, anche nelle relazioni apparentemente più semplici e banali, un senso nascosto che può essere per chi ci parla oppure per chi ci ascolta di grande importanza. Quante volte poi i nostri sguardi scivolano sulle cose che vediamo, sulle persone che arrivano magari da terre lontanissime, perché animati da quella preoccupazione, da quella ansia di non vivere ogni incontro con il diverso, con quello che ha comunque una cultura diversa e che anche in fondo quello che nasce ogni volta quando ci incontriamo, di incontrate con persone che vivono esperienze di sofferenza psichica e che in fondo, ancora oggi, siamo tentati di considerare nella loro diversità e non invece nella loro alterità. Ecco, non scoprire continuamente anche in persone così diverse da quelle che noi siamo questa ansia, questo desiderio senza fine di essere soltanto altri da noi, con desideri, con ansie che sono le nostre, se volete anche in qualche modo drammatizzate dal fatto che loro non hanno praticamente più nemmeno parole per poter esprimere questa angoscia, questa disperazione che è davvero la più silenziosa fra tutte quelle che la vita ci rende possibile incontrare. Quante volte anche c'è questo libro bellissimo che cito qualche volta di David Carriat, che è un oncologo francese famosissimo. Quante volte, medico, non psichiatra, speriamo di no, medici efficaci comunque che fanno diagnosi, che comunicano la diagnosi ai pazienti oppure ai familiari, segnati soltanto da obblighi formali, senza immergerli invece nel contesto vivo di quella che è la sofferenza di chi, stando male, attende con gli occhi sbarrati di sentire qualcosa che può essere anche certo il segno di una malattia disperata, ma che, scrive la Carriata, le cose cambiano comunque se il medico riesce a vivere in sé e a trovare parole, gesti che non siano soltanto quelli imprigionati e anche svuotati di senso, che sono le parole tecniche, quelle poi oggi naturalmente mascherate da sigle che vengono istantaneamente scoperte per internet.
un'altra occasione, anche questa, nella quale la figura del male, seppure appunto mascherata, seppure nascosta, seppure spesso invisibile, comunque è lì che si accompagna nel corso della giornata. Certo, accade anche che la stanchezza oppure il malessere non ci consenta di vivere ogni relazione su un piano di attenzione, di ascolto, di scelta delle parole che riesca a creare ponti e non a distruggere i ponti, perché ciascuno di noi vive, certo, murato dentro proprio io, da quest'ansia, questa angoscia di uscire dalle barriere che ci imprigionano, non può avvenire se non c'è sempre dall'altra parte, dalla nostra parte, se siamo medici, psichiatri, comunque se siamo in quel momento persone che possono donare speranza oppure che non la donano a chi, indipendentemente dal fatto di essere paziente o meno, si rivolge con occhi sbarrati a qualcuno o a qualcuna di noi. Infiniti dunque i modi con cui nel corso della nostra vita, nel corso delle nostre relazioni, l'ombra del dolore, della sofferenza inutile e quindi ancora più insopportabile, ancora più indegna, per così dire, di essere creata, perché la sofferenza utile, indispensabile, necessaria, quella che nasce dalla presa di coscienza di una malattia che ad esempio ci divora, una cosa che in qualche modo fatale, ma aggiunge alla sofferenza reale, quella sofferenza che può essere evitata, che deve essere evitata, ecco, questa è la sofferenza inutile e anche quel male che noi inconsapevolmente, certo, spesso portiamo, attribuiamo agli altri. E poi nel corso della nostra vita che cosa accade? Che quando rifiutiamo di guardare dentro di noi, quando capita spesso, sfuggiamo al desiderio comunque, l'obbligo di analizzare quali sentimenti, quali emozioni vivono in noi, in ciascuna relazione che abbiamo con gli altri, se non seguiamo questo sentiero misterioso che porta verso l'interno, se non abbiamo il coraggio di guardare negli abissi che si nascondono in noi. Questo coraggio non lo abbiamo spesso, ha scritto Nietzsche, perché temiamo che in questi abissi che si aprirebbero istantaneamente se noi abbiamo, quando siamo obbligati a farlo, a guardare senza ombre, senza diapositive, a guardare quello che accade dentro di noi, perché solo la salvezza, ha scritto Kölderlin, nasce in noi soltanto quando questa sembra essere perduta. La salvezza ritrovata che possa in qualche modo salvarci, se possibile, il più possibile, per quelle che sono le circostanze, le tentazioni, le occasioni obbligate di fare il male agli altri. In questi frammenti di discorso che ho cercato di dire, non c'è salvezza e disperatamente ogni giorno, certo anche e soprattutto in ogni incontro in cui ci siano valori che possano essere distrutti oppure salvati, se non ci invitiamo sempre ad aprire per quanto è possibile le porte a quelli che sono i sentimenti e le emozioni che noi viviamo in quel momento. In interiore omine habitat veritas, interi sur redi, non in fora, non uscire da noi stessi. Questo è in qualche modo l'invito che Sant'Agostino ci fa
in questo libro tecnico che sono le confessioni, bisognerebbe leggere e rileggere continuamente, Santo Agostino, il quale sempre a proposito di quello che ciascuno di noi può ritrovare nella ricerca di quelli che sono i sentimenti o le emozioni che abbiamo, anche se in genere siamo tutti abituati a ritenere di conoscere tutte le emozioni che abbiamo, di conoscere tutti i sentimenti. Agostino ha anche scritto che è più facile conoscere il numero dei capelli che abbiamo in testa che non invece la quantità di emozioni che battagliano dentro di noi in conflitto. Certo, la ricerca comunque di qualcosa che ci consenta, che ci dia la grazia, ecco questa parola così straordinaria che apre finestre chiuse, porte sbarrate, così sceleratamente tradita da questo psichiatra coltissimo e umanissimo apparentemente. Ecco, soltanto questo è l'invito che Agostino ci fa, in qualche modo di questo ho voluto, come sempre, comunque seguendo, dicevo, sentieri non rigorosamente razionali, anche perché Leopardi è stato esplicito in questo, soltanto i pensieri emozionali, soltanto la passione della speranza, che certo vive in voi, che spero che viva anche in me, ci consente di cogliere davvero che cosa si nasconda nei volti, nei silenzi, nel sorriso e anche nelle lacrime di chi, senza manifestare queste emozioni, questi sentimenti, soprattutto quando appunto arrivano lontanissime, in che è quello di immagine di questo padre che teneva tra le braccia il bambino che non veda più, è certo stata per tutti noi, anche per quelli degli occhi chiusi e sbarrati, una porta che si apriva sugli abissi del dolore e anche soprattutto sugli appelli alla solidarietà, senza la quale anche le cose che ho detto svanirebbero come sogni ad occhi aperti. Grazie.